Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video del canale. Il video di oggi è una profile di un mazzo Commander, ADH, come preferite chiamarlo. E il Commander del giorno è Eruth Tormented Prophet. Mazzo che ho da pochissimo, ma che mi sento già di portarvi sul canale per il semplice fatto che l'ho potuto testare sia online sia con i miei amici. Ha performato sempre benissimo. Il mazzo funziona davvero, davvero bene. Mi ha sorpreso tantissimo perché non mi aspettavo che sarebbe stato così tanto efficace e efficiente. E adesso andremo a dare un'occhiata alle varie carte del mazzo e vi spiegherò anche il perché e cosa lo va effettivamente a rendere forte. Innanzitutto partiamo dalla nostra Commander che ci racconta che se stiamo per pescare una carta invece esiliamo due carte dalla cima del mazzo. Possiamo però castare le carte esiliate dal suo effetto fino alla fine del turno. Questo cosa significa? Che noi andiamo a toglierci la mano per il resto della partita, in pratica, e la andiamo a barattare per un vantaggio carte enorme che però ci dura solamente per un turno. E quindi dobbiamo capitalizzare tantissimo una volta che cariamo lei sul tavolo e possibilmente castare un sacco di magie e giocare come giocano i bellissimi mazzi Storm, solitamente proprio di questa combinazione di colori, quindi Izzet o similari. Infatti, con questo deck andiamo a vincere in due modi. Il primo è quello tradizionale, quindi mettiamo tante creature sul tavolo che dicono che quando castiamo una magia infliggiamo danni ai nostri avversari, castiamo infinite, infinite, infinite magie in un turno e uccidiamo tutti di danno effetto. Il secondo modo invece è quello per quando le cose vanno molto molto male e abbiamo alcune carte che calate sul tavolo si pompano e possono andare semplicemente in maniera ignorante a picchiare gli avversari che sono rimasti in vita dopo i nostri numeri incredibili che vogliamo fare con il mazzo. Non ho altro da aggiungere, quindi direi che possiamo iniziare con la nostra deck tech. Sarò molto sintetico con le varie carte perché comunque troverete la lista completa qua sotto nei commenti. Quindi cominciamo dalle creature e diamo prima un'occhiata al nostro repartino danni, dove abbiamo Firebrand Archer, Sputafiamme di Kessig, Electrostatic Field, Uovo Rovente, Termoalchimista, Cecchino, Gelectrode e Narratrice di Lambolt. Praticamente tutte queste carte fanno più o meno la stessa cosa, e quindi quando andremo a castare una magia istantanea, stregoneria o addirittura tante vanno a coprire tutto tranne le creature, infliggiamo danni ai nostri avversari. Questo è il core probabilmente più importante di tutto il mazzo. Quando abbiamo uno o due di questi sul tavolo assieme alla nostra commander comincia la festa. Per quanto riguarda il repartino ramp, utility, riduzione di costi e similari, troviamo Estorsore del Porto. Non vi serve, se non l'avete può essere tranquillamente rimpiazzato con un'altra cartina che spara danni, con una mana rock, con un instant, non so, letteralmente qualunque cosa. È una carta che io ho a disposizione che gioco qua dentro, ma non vi serve e non è vitale per la nostra strategia. Goblin Electromancer che riduce il costo degli instant e le sorcery. Runaway Steamkin è potentissimo dentro questo mazzo perché tutte le volte che andiamo a castare una magia rossa andremo a mettere i segnalini sopra, togliamo tre segnalini da lui e aggiungiamo tre mana rossi. Quando abbiamo sul tavolo lui assieme anche magari alla signorina Birgi che ci dà mana tutte le volte che castiamo, praticamente l'avversario è spacciato perché possiamo continuare a castare tutto quello che ci sale grazie all'effetto di Eruth e spariamo in continuazione danni su danni. L'ultima creatura che ci aiuta per rimediare mana è lo Stormkiln, che genererà un sacco di tesori e i tesori sono molto importanti dentro il mazzo perché con questo deck abbiamo modo di generare un sacco, veramente un sacco di mana rosso, ma qualche volta è un po' difficile rimediare mana blu, quindi avere dei tesori sul tavolo disponibili è comunque sia un qualcosa di importante, perché se no rischiamo di fermarci prima di aver effettivamente ucciso di barre tutti i nostri avversari seduti al tavolo. Abbiamo poi tre carte che chiudono il nostro repartino creature che non sono assolutamente indispensabili, ma che a me piacciono. La prima è Emeritus. Quando andiamo a castare o copiamo un instant o una sorcery, peschiamo una carta. Molto forte ma anche molto rischioso perché in determinate situazioni rischiamo quasi di millarci da soli. Abbiamo poi Laelia. Ha rapidità. Quando attacca esiliamo la prima carta del Grimorio e poi la potremo andare a giocare durante il turno. Ma l'effetto che ci interessa di più è l'ultimo, perché se esiliamo una o più carte dal Grimorio o cimitero, andiamo a mettere un segnalino più uno su di lei. E quindi si può pompare davvero, davvero parecchio. Ed è una delle nostre win condition alternative. Comunque, carte che possono picchiare il nostro avversario quando gli manca poca vita e assicurare che perlomeno uccidiamo uno dei nostri amici al tavolo. Altra carta che è qua dentro per la stessa ragione, draghetto crepitante a volare.
La sua forza è pari al numero di carte istantanee o stregoneria che possiedi in esilio e nel tuo cimitero. Questo mazzo, ragazzi, rischia di automillarsi delle volte, quindi il drago può arrivare a dei punti d'attacco assurdi. L'unico problema è che non ha haste. È un po' lento, ma se non viene rimosso col fatto che vola, è un'altra carta che può sicuramente aiutarvi a far alzare qualcuno dal tavolo. In più, quando cala sul board, peschiamo anche una carta che qualche volta è comunque significativo. Giochiamo solo un Planeswalker, che è lo zio Ral, che ci sta simpaticissimo. È un altro modo di sparare danni ad avversario oppure a Planeswalker, e in più, levando di due counter, può anche andare a copiare istantanee o stregonerie. A differenza di altri deck, tipo, che ne so, Sevain, non abbiamo carte che vanno in combo con lui, però è comunque un pezzo importante che ci dà molto value. Giochiamo solamente due Enchant, la classe dello stregone e la ricerca del Firemind. La classe dello stregone è incredibile, tutti gli effetti che offre letteralmente sono fantastici, perché quando la tiriamo sul tavolo praticamente facciamo un più 4 se c'è anche Erut e non scartiamo niente, perché tanto di solito siamo mano vuota. Se lo andiamo a livellare, tutte le nostre creature diventeranno tappabili per aggiungere mana Izzet praticamente, e se lo portiamo addirittura a livello 3, quindi livello finale, quando castiamo un istantaneo o una stregoneria, andiamo pure a fare danno ai nostri avversari per il numero di istanti sorcery che abbiamo castato precedentemente durante il turno. Quindi è una specie di super storm enchant. Raramente arriveremo a livello 3, ma comunque la carta è molto versatile. Parlando di versatilità, anche la Firemind è qua dentro proprio per questo, visto che ci porta due effetti: un peschino, che non sarà un semplice peschino, ma in realtà sarà un più 2 quando lo attiveremo con Erot. Oppure possiamo andare a rimuovere i counter sulla carta per infliggere 5 danni a un qualunque bersaglio, può essere la faccia di un giocatore o una creatura che è molto problematica. Arriviamo poi al reparto delle sorcery e ne abbiamo davvero tantissime che ci fanno pescare, qui ci offrono anche altri effetti interessanti, ma comunque è tutto draw power. Quindi Serum Vision, Predestinare, Studio Accurato, Breakthrough, questa è una delle più grosse dentro il mazzo perché praticamente andiamo a esiliarci 8 carte. Quando la risolviamo siamo molto contenti, ovviamente. Slip Through Space, Ira Ancestrale, Crash Through, Saccheggio, Renegade, Burning, World of Fury, Idee, Cleansing Wildfire. Questa può andare a spaccare terre. In un paio di partite che abbiamo giocato è stata utilissima perché ha levato le terre epiche che si giocano solitamente, tipo la Urborg che rende tutto paludi o quella foresta di cui mi dimentico sempre il nome, che rende tutto foreste e simili, e quando capita è sempre divertente. Goblin Lore, altra carta che in qualunque altro mazzo farebbe sboccare, e qua invece è fortissima. Andiamo a esiliarci 8 carte quando c'è Erut e non scartiamo nulla perché comunque noi saremo sempre a mano vuota. In tantissime carte che troverete dentro la decklist abbiamo il malus di dover scartare tutta la mano o qualche cosa di simile, ma non è mai un problema perché noi di solito abbiamo 0 carte in mano. Sea Beyond e infine Scour All Possibilities. Ah, prima di farvi vedere le ultime stregonerie, abbiamo tante carte qua dentro che vanno comunque sia a farci pescare sia a dare degli effetti interessanti alle nostre creature, quindi Trample oppure impossibilità al blocco, Fear Strike o similari, che sono tutti utili quando dobbiamo andare a pushare dei dannetti con le carte che vi ho fatto vedere prima. Andando avanti con le stregonerie, troviamo un'esplosione vandalica. Strike Eldritch, un'altra carta che genera tesori, come vi ho detto anche prima, spesso siamo un po' asciuttini per quanto riguarda il mana blu e quindi è importante avere carte che generano tesori. Grapeshot, che è una carta enorme perché ha Storm, e quindi se la tiriamo dopo che abbiamo castato una decina di spell durante il turno fa veramente tanti danni. Mana Geyser per darci un bel po' di mana rosso. E chiudiamo le stregonerie con Volontà di Jeskab. Anche questa non è assolutamente necessaria per forza, ragazzi. Se non l'avete, può essere tranquillamente rimpiazzata da altre carte che vi fanno pescare o che vi danno mana istantaneo. Passiamo poi agli instant. Anche qua abbiamo una pila incredibile di carte che danno draw power e le scoriamo veramente in super rapidità. Alcune di queste danno anche effetti buoni alle nostre creature, come ad esempio Expedite che dà haste e similari. Izzet Charm, Radical Idea e Frantic Search. Per chiudere un po' con gli istantanei, troviamo tre carte che ci danno mana rosso: Rituale Febbrire, Desperate e Seething Song. Sono tutte carte davvero di qualità per il mazzo. E andiamo infine a chiudere il discorso istantaneo con
distorsione caotica, che è un utilissimo removal, e Cyclone Crypt, che non tireremo praticamente mai, però è bello sapere che lo abbiamo dentro il mazzo. Non è particolarmente sinergica col mazzo, quindi se non la possedete può anche questa essere tranquillamente rimpiazzata per altro draw power o con alcune cartine carine che vi lascerò in main board nella profile qua sotto. Andiamo avanti con gli artefatti e abbiamo un sacco di artefatti che ci fissano un attimino il mana, sempre per provare di tamponare quel problema del non avere il blu quando vi serve. Il tamburo, anello solare, che in realtà è un ramp, insomma non fixa mana, ma comunque è comodo. Un sigillo Izzet, talismano, prismatic lens e arcane signet. Delle mana rock tutte solidissime, soprattutto che costano veramente, veramente poco e tengono la curva del mana bassissima. Abbiamo due carte che ci aiutano a sparare danni. Una di queste è Serbatoio di Ghastfiamma, che può andare a sparare danni in faccia ai nostri avversari per chiudere partite, oppure ci fa esiliare carte dalla cima del mazzo e le rende giocabili, quindi ha un effetto un po' simile a quello di Erut. Può salvarvi se magari siete un po' sfortunati e beccate solo terre quando provate di scavare dentro il mazzo per istantanee o stregonerie che costano poco. L'ultimo artefatto è una Sentinel Tower, che ha un effetto storm buildato dentro di sé, perché quando andiamo a castare un istantaneo o una stregoneria fa un danno a un qualunque bersaglio a nostra scelta che è pari a 1 più il numero di istantanei e stregonerie che abbiamo castato prima di quella spell durante il turno. E come vi ho già detto prima, con un piccolo setup è facilissimo castare anche tranquillamente 6, 7, anche 8 spell in un turno solo, tanto per restare bassi, insomma, e quindi sono un bel po' di danni dalla Sentinel Tower in faccia a qualcuno. Andiamo poi alle terre. E cominciamo con le terre speciali: una torre di comando, Desolate Lighthouse, il Sanitarium, una Forgotten Cave e una Lonely Sandbar. Le due carte più importanti qua in mezzo sono sicuramente la Desolate e il Sanitarium, per il semplice fatto che per noi queste due carte non hanno dei costi addizionali. Semplicemente paghiamo e quando c'è Erud sul tavolo andiamo ad esiliare due carte invece che pescarne una. E magari ci possono dare la possibilità di sbrigarci e di continuare con tutte le nostre combo malate che vogliamo fare con il mazzo. Giochiamo poi quattro terre doppie: la Frostboil, Sorrowful Falls, Barriera di Shiv e la Stormcarved. E poi abbiamo addirittura 13 montagne e 12 isole. Quindi ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda il nostro mazzo di oggi. Come ho detto anche all'inizio video, comunque trovate la decklist completa qua sotto con anche qualche carta che potete andare a rimpiazzare nella MIBI board. Il deck, tolte le cartine da soldi che io ho incluso qua dentro, costa davvero davvero poco. Se levate Extortionist, Jeskha e il Cyclone Crypt, molto probabilmente con una cinquantina d'euro il mazzo ve lo potete tirare su. Mi ha colpito davvero tanto, è molto divertente, un po' meno divertente per, diciamo, i miei amici, anche perché quando in grana ti fa fare quei 4-5 minuti di solitario, però porta le partite a casa e fa veramente un bel lavoro. Durante la clip abbiamo parlato solo di quello che fa bene il mazzo, ma parliamo anche di quali sono effettivamente i problemi di questo deck. Il mazzo è davvero davvero tanto commander centrico, il che significa che se becchiamo qualcuno con i counter o comunque tutti si alleano per provare di non farci giocare, ce la possono fare molto facilmente, perché se iniziano a piovere degli spacchini su Erut, board wipe, quando andiamo a mettere giù le nostre creature che sparano danni o counter che comunque non ci fanno calare le sul tavolo, facciamo una gran fatica a giocare. Questa è sicuramente la debolezza più grande del deck e non c'è tanto che possiamo fare per andarla a tamponare, perché poi inizieremo a non riuscire più a fare quello che vogliamo fare con il mazzo, che è sparare 560 magie, e abbiamo bisogno di avere un CMC basso e tutte le cartine che abbiamo visto prima per essere molto molto veloci. Comunque ragazzi, come sempre, se vi va lasciate un commento qua sotto, sono sempre apprezzatissimi. Io vi saluto e ci becchiamo a un prossimo video dedicato a Magic. Ciao ciao.